Konnichiwa e benvenuti tutti voi qui nel mio canale. Sono come sempre Giappo Gamer. Benvenuti tutti quanti qui su Ni no Kuni 2, il destino di un regno. Siamo nel secondo episodio, quindi siamo ancora nel capitolo 1, denominato la rivolta di Gatmandu. Siamo in cerca delle fogne per uscire dal castello reale, per salvare Re Evan, e vediamo un po' di proseguire. Per il momento è veramente un JRPG veramente incredibile. Vediamo un po' di qua che caspita ci sta. Così per curiosità, eh. Va bene, ok, no, dobbiamo proseguire di qua, andiamo di qua, va. Che fine ha fatto il Cavaliere Nero? Non c'è più traccia di lui, adesso abbiamo la possibilità di farcela. Bene così. Però è pieno di soldati d'elite. In situazioni come questa è normale tenere sotto controllo tutte le uscite. L'ingresso delle fogne è in fondo al corridoio. Dobbiamo attraversarlo senza farci beccare dai soldati. Allora, attacchi a lungo raggio, premi R1 per l'attacco a lungo raggio, solo in battaglia. Allora, vediamo un po'. Ma se non passassimo di qua? Proviamo, va. Qua sta porta? No, è chiusa, eh. Vai di qua. L'ingresso dei fogni è in quella stanza. Ok, bene così. Sembra una normale stanza. C'è un interruttore segreto. Ah, ecco. E la prima volta che lo uso è nascosto dentro questa libreria. Ok. Vai cara, vai cara. Guardate proprio come si nota la mano dello studio Ghibli, eh. Incredibile. Oh, grandissima. Wow, incredibile. Sugoi. Sembra di essere in un film. Ma in un film di animazione, direi. Bene, andiamo. Procediamo, va di qua, di qua. Allora, è piuttosto buio qui, facciamo attenzione. Ok. Pieno di ragnatele. Ok, che succede? Ehi, Almi. Non capisco perché Ratolio non abbia orrido questo colpo di stato. E perché sono diventato re? Oh, vostra maestà. Probabilmente non è colpa tua. L'oscurità è qualcosa che si annida in ogni paese. Almina, sbaglio o questo conflitto vede contrapporsi due diverse specie? Così, eh. Felinidi e Murinidi convivono in questo regno da tempo, ma i rapporti tra di loro non sono mai stati facili. Insomma, sta Leopold ha fatto di tutto per risolvere questa situazione, ma le cose non sono andate come sperava? Padre, la morte di sua maestà Leopold è avvenuta di recente e subito dopo è stato ordito un colpo di stato. A tal proposito, vostra maestà, c'è qualcosa che devo dirvi. Sua maestà Leopold è stato assassinato da Ratoleon. Porca la miseria. Cosa? Mio padre sarebbe stato assassinato? Ma dovrebbe essere morto di malattia. Ho fatto votare il sacco a uno dei dignitari alleati di Ratoleon. Ha messo minuscola quantità di veleno nei pasti del re per indebolirlo. E una morte per avvelenamento mascherata come malattia, dunque. Deve essere stata pianificata minuziosamente e a lungo. Sonna, non è possibile. Evan, capisco che sia un momento orribile per te, ma non c'è tempo da perdere. Dobbiamo sbrigarci. Ok, bene. Ok, vediamo un po'. Allora, in cerca delle fogne.
Allora, vediamo un po'. Qua bisogna aprire, bene così. Vai così. Passiamo di qua. Fuoni Kathmandu. Oh, dai, ce l'abbiamo fatta. Che caspita sono questi? Altri nemici, cavolo. All'inizio di una battaglia quest'area sarà delimitata e non potrai uscire finché non avrai sconfitto tutti i tuoi nemici. Ok. Per uscire da una battaglia sposta sui limiti dell'area, il misuratore di fuga si riempirà, allora potrai scappare. Se torni all'interno dell'area, il misuratore ripartirà da zero. Ok. Combattiamo. Vai così. Venite qua, su. Un po' per non far male a nessuno, vai. Ok, vittoria. Yatta. Bene, bene. Prendiamo pure questo. Ok. Oh, c'è un altro salvataggio. Buoni tutti. Pensavo che passando dalle fogne saremmo arrivati dritti all'uscita, ma a quanto pare non sarà così facile. Qui non ci sono soldati, ma questo significa che possiamo abbassare la guardia. Roland, adesso che avete capito come usare l'armanello, sarete sicuramente in grado di gestire le vostre abilità. Abilità? Chiudete gli occhi e concentratevi. Roland ha preso l'abilità taglio. Grande. Che taglio. Che cosa succede? Spero che mi perdonerete, ma ho lanciato un incantesimo per risvegliare tutte le potenzialità nascoste dentro di voi. Grandissima. Adesso sarete in grado di utilizzare le abilità di cui parlavo e trarne beneficio in battaglia. Ok, tenete premuto R2 e puoi visualizzare le tue abilità. Bene così. E veramente, veramente fighissime. Con tondo X triangolo quadrato puoi attivare abilità precedentemente assegnate. Usare abilità porta a un consumo di PM, punti magia. Ogni personaggio ha una propria barra dei punti dei PM, punti magia, che si riempirà nuovamente a poco attaccando i nemici. Inoltre, quando usi un'abilità di un'arma la cui carica è al massimo, i suoi effetti sono potenziati. In alcuni casi subiscono i cambiamenti. Una volta attivati gli effetti della carica, questa viene azzerata. Tieni da parte un'arma con la carica massima da usare in sostituzione, ti tornerà utile. Ok, bene così. D'ora in poi, più combatterete, più abilità sarete in grado di acquisire. Bene, andiamo ad affrontare i mostri. Mettiamo a frutto questa abilità. Ok. Allora, qua c'è innanzitutto un bel salvataggio. Qua possiamo spaccare. Bene così. Spacchiamo sempre tutto. Possiamo salvare? Ok, bene così. Vuoi sapere i progressi fatti finora? Sì, salviamo. Ok, bene così. Vediamo qua che c'è. Due dorados. Eccoli qua. E prendi questo qua così. Grandissima almina. Ok, bene così. Vittoria, bene così. Prendiamo un po' di roba. Prendiamo pure il forziere, visto che ci siamo. Una spada di ferro, va bene, ok. Si butta via niente i giochi di ruolo giapponesi. Allora, ci sono altri mostri. Ok. Spacchiamo pure questa roba qui. Ok, bene così. Vai, prendi questo qua così. Ok, altra vittoria, bene. Mamma mia, spettacolare. Gaming incredibile. Bene così. E andiamo dove ci dice la freccia. Ok, quindi direi, ma però di qua la stanza è chiusa.
Vabbè, attacchiamoli così. Bene così. Vai così, botta secca, ottimo. Altra vittoria per noi, bene così. Bene così, spacchiamo tutto, ottimo così. Però indica di là, vediamo un po' di qua, là ci sono altri nemici. Per livellare, ok, c'è pure un altro tesoro. Vai, prendi questo qua così. E prendi questo qua così, crepa. Ok, bene così. Altra vittoria. Spacchiamo sempre un po' tutto. Bene così. Prendiamo un altro bel tesoro. Dai, dacci qualcosa di buono, che è un panino. Una pagnottella dorata. E vabbè. Spacchiamo pure questi. 17 dorados, bene così. Allora, quindi qua abbiamo constatato che non c'è niente. Vediamo un po' quindi di là. Ma di là si può andare, di qua? Sì, direi che si può procedere, cavolo. Seguendo il corso delle fogne, mi sembra decisamente più sicuro che passare attraverso il castello. Ok, qua. Ok, bene così, vai così. Ok. Vediamo un po', allora. Vediamo, procediamo di qua, va. Vai, becca di questo qui, così. Vai, becca di questo, grandissimo Roland. Grandissima, ce la fai da sola? Ce l'hai fatta, grande, vittoria, bene. Ok, qua che c'è? Questo lo prendiamo. Bene così, pietra ferrosa. Resina muffosa. Spacchiamo questi qui. E qua non si può passare, cavolo, ok. Procediamo di qua allora a questo punto. È il passaggio, cavolo. Come è potuto accadere? Non lo so, ci sono tracce di un'esplosione. Eccala. Vuol dire che sappiamo che saremo passati di qui. Cavolo. Chi è? No, finalmente l'abbiamo trovato, maestà. Devo chiedere il piacere di morire qui. No, maledetto. Il lungo regno dei Felix è giunto alla sua fine. Non puoi scappare da nessuna parte in queste fogne. Siete dei topi in trappola. Ci penserò io a farvi... Non hai speranza di battere il Cavaliere Nero? No, Almi, no, dai. Vostra Maestà, voi siete l'ultima speranza di Katmandu. Non potete morire qua. Eccala. Evan. Porca la miseria. Porca la miseria, incredibile. Beh dai, in qualche modo si sono salvati. Ottimo così. Siamo salvi. Dobbiamo tornare indietro e salvare Almi. Siamo ancora in tempo. Sì, no. Vabbè, calmati. Tornare indietro renderesti vano il suo sacrificio. Il suo sacrificio, Almi, sarebbe morta? A ogni modo, dobbiamo andare avanti. Ok, missione aggiornata, l'uscita dalle delle fogne. Continua ad avanzare per restare in vita.
Allora, vediamo un po' qua chi c'è. Ci sei tu. Bene così. Ah, ci siete pure voi. Ok, bene così. E prendi questo qui. Ok, bene così, crepa. Ottimo. Vittoria, vittoria, bene così. E ok, vediamo un po' qua. Se troviamo qualcosa, sì, qualcosina c'è. Bene così. Ok, bene. Poi i punti vita li abbiamo presi. Ok, c'è un altro salvataggio. Bene così. Ok, bene, bene. Vuoi trovare i progressi fatti finora? Assolutamente sì. Ok, bene così. Salvato e salvato. Sento lì il brezzo di vento, Lucia deve essere vicina. Ok, direi di qua. Eccala. Eccala. No, Dio santo. No, il cavaliere nero. L'implacabile inseguitore dell'incubo. Tacci tua. Aio. E becca di quello, va. Liscio. Aio, aio. Che succede? Che c'hai? Ti stai incazzando? Perché si è fermato? Eccala. Oh porca la miseria, che caspita è? No, ma che caspita. Ah, porca la miseria. Liscio. Che fai? Liscio. Aio, ci ha beccato. Aio. Tacci sua. Aia, aia, aia. Che fai? Che fai? No, cazzarola. Grandissima. Grandissima Almina. Grande, gli ha sparato un occhio. Grandissimo. Grandissimo. No, povera Almina. Vi prego di diventare un buon re. No, Almina, non ci lasciare. In seguito alla morte della regina, io ho cercato di essere vostra madre, vostra sorella, pure vostra zia, vostra amica. Lo so, io voglio che voi in futuro possiate diventare un re degno di questo nome. Però diventare un re è impossibile.
Non ci riuscirò mai. Vostra maestà, sono certa che ci riuscirete. Voi siete un animo più dolce di quello di chiunque altro. Io riesco a vederlo. Un paese splendido dove tutti sono felici. Un paese governato da voi. Maestà, diventate un vero re. E salvate il nostro mondo. No, cavolo. Porca la miseria. Ho capito, Almi. Lo farò. Io creerò un paese dove tutti possono essere felici. Te lo prometto, Almi. Ho sentito qualcosa, sono qui. Qui è pericoloso, andiamocene. E ok, bene così. Evan, come mai sei così triste? Ho perso una persona a me molto cara. Pensavo che saremmo rimasti per sempre insieme, invece... Capisco, in effetti è molto triste, ma sai, io penso che per ogni addio ci sia anche un incontro. Un incontro? Esatto, per perdere una persona importante è molto triste, ma c'è stato anche un incontro, no? Da adesso in poi avrai modo di incontrare tante persone. Tra di loro potresti trovarne anche alcune molto importanti per te. Vivere è davvero complicato. Ci si separa da una persona importante, ma in cambio si compie un nuovo incontro. Quando si è in dubbio tra tante cose, penso che la cosa migliore sia proseguire con calma. Forse hai ragione. Sodane. Gomen, ti chiedo scusa, l'ho detto con aria solenne, ma ho solo ripetuto cose che ho sentito da una certa persona. Una certa persona? Bene, allora io vado, se ti andrà potremo incontrarci ancora. Ci vediamo. E ok, mi sa che era tutto quanto un sogno. Credo proprio di sì, ecco Roland. Oh, ti sei svegliato. Ho fatto un sogno un po' strano. Beh, vista la situazione, è già tanto che tu non abbia fatto un incubo. Già, giustamente. Beh, Roland, dove vai? A scrivermi le idee, ho bisogno di prendere aria. Vieni con me, vorrei parlarti. Ok, missione aggiornata, esilio. Ok, vai da Roland. Ah, ok, lì possiamo pure salvare. E va bene, ok. Andiamo un attimo da Roland, vediamo un po' che ci dice. No. Sembra proprio che io sia finito in un mondo diverso dal mio. Nel mondo da cui provengo non esiste alcun paese di nome Kathmandu. Beh, oddio. Kathmandu, capitale del Nepal, comunque. Direi che come nome, bene o male, siamo lì. Comunque, non ho mai visto un paesaggio simile. Ecco, quello magari sì. Roland, com'è il mondo da cui provieni? Vediamo, si è sviluppato in maniera diversa da questo mondo. Lì non esiste la magia, ma si vive bene lo stesso. Quando ero piccolo, Almi mi raccontava sempre una leggenda.
Parlava dell'esistenza di un mondo parallelo a questo e dal legame profondo che li unisce. Ho sempre pensato fosse solo una favola, ma se invece si riferisse al tuo mondo? Insomma, in qualche modo sono finito nell'altro mondo, senza avere idea di come tornare indietro. Ehi, cosa facevi nel tuo mondo? Il re. Nel nostro mondo si usa il termine presidente, ma direi che è simile all'incarico di re nel vostro. Ora che ci penso, come soprano ho molta più esperienza di te. È vero, e allora insegnami tante cose, anche se in effetti il tuo mondo potrebbe essere molto diverso dal nostro. No. Evan, cosa intendi fare adesso? Dovresti nasconderti tra le montagne e non farti mai più trovare. Ho preso una decisione. Io diventerò un re. L'ho promesso ad Almi. Creerò un regno dove tutti possono essere felici. Davvero? Sei libero di fare come vuoi. Anche io mi sentivo confuso, ma adesso ho deciso. Io vivrò in questo mondo. Insieme a te, Evan. Pur se assalito dalla tristezza, Evan decide di diventare re e di battersi per il mondo. Roland, sentendo che c'è qualcosa di speciale in Evan, decide di restare al suo fianco e accompagnarlo nel suo viaggio. Ok, bene così. Esilio, bene così. Trofeo guadagnato. Vuoi salvare i progressi fatti finora? Direi proprio di sì. Salvataggio in corso, bene così. Ed eccoci al capitolo 2, la nascita di un regno. Bene così. Per diventare re dovrò stipulare un contratto con un nome tutelare. Beh, direi proprio di sì. Un nome tutelare, cosa sarebbe? I sudi si aspettano che il loro re abbia una grande forza. Chi vuole diventare re per dimostrare ai suoi sudi di essere degno della sua posizione deve assolutamente avere al suo fianco una bestia mitica chiamata nome tutelare. Quindi il nome tutelare è il simbolo del re. Sì, ma non solo. Il nome tutelare protegge il regno nel momento del bisogno e dotato di grandi poteri fondamentali in caso di guerra. Quindi mi stai dicendo che è una sorta di mostro gigante? Sì, esistono anche nomi tutelari grandi quanto un castello. Porca miseria. Tu dovresti controllare una creatura simile? Ehi, aspetta un attimo, ma tu non eri già diventato re? Questo non significa che dovresti già aver stipulato un contratto col nome tutelare? Mio padre è venuto a mancare appena un mese fa, quindi non ho ancora ereditato il nome tutelare. Ah, ecco, bene, andiamo bene. Per questo non sono ancora davvero diventato re. Se le cose fossero andate come dovevano, avrei ereditato il nome tutelare durante la cerimonia. Quindi, dove si trova il nome tutelare del tuo paese? Mamma mia, incredibile, vediamo un po'. Porca la miseria! Che figata! Oddio, animali fantastici, dove trovarli? Oddio, oddio!
Balgracin è il numero tutelare di Katmandu, mi ha riconosciuto come re. Sono così diventato in tutto e per tutto il re di Katmandu. Ratolion, Ratolion! Quindi ormai il nome tutelare di Katmandu sarà già finito nelle mani di Ratolion? Per questo è necessario che io trovi un nuovo nome tutelare. Un nuovo nome tutelare per un nuovo paese. No. E quindi dove dobbiamo andare per trovare un nuovo nome tutelare? Se ci rechiamo al tumulo del Dearca sotto il sole, al di là della Val Serpentina, dovremo poter stipulare un contratto con il suo nome tutelare. Tumulo del Dearca? È un piccolo santuario sacro dove risiede il nome tutelare. Ogni re ne ha uno. Quindi se troviamo un nome tutelare di libero da altri legami, possiamo andare al tumulo del Dearca e stipulare un contratto con lui? Sì, il nome tutelare del tumulo del Dearca sotto il sole dovrebbe essere libero. Yes. Allora non perdiamo tempo, altro tempo. Partiamo. Innanzitutto dirigiamoci verso la Val Serpentina. Oh, aspetta un attimo, che c'è? Hai sbagliato l'equipaggiamento di Evan, bene così? Ok, bene, bene. Roland, ora in poi voglio combattere anch'io. Ne sei sicuro, Evan? Va bene, ma non essere troppo avventato. Ok, dal menu principale puoi accedere al menu squadra. Ok. Qui puoi decidere chi partecipare alla battaglia. Il personaggio che posizionerai davanti a tutti diventerà il leader e potrai controllarlo. Bene così. Missione aggiornata all'inizio del viaggio. Bene. E ok, va bene. Lo vedremo ovviamente nel prossimo episodio di questo Ni no Kuni 2, Il destino di un regno. Per quanto riguarda questo secondo episodio, ovviamente termina qui. Io vi invito a lasciarmi un bel like se vi è piaciuto, un commento, fagli vedere la vostra e una condivisione con i vostri amici per far conoscere Giappogamer in lungo e largo. Io vi ringrazio uno a uno per essere arrivati fin qui. Dal vostro Giappogamer è tutto. Sayonara e ai prossimi episodi.